amici sportivi, amici tifosi giallorossi, un po' di tempo fa qualcuno mi ha anche criticato sul web per quello che avevo detto quando la Roma aveva vinto nettamente contro il Torino e anche altre partite contro squadre abbordabili. Ma evidentemente, seguendo questa squadra da 40 anni, forse qualcosa dei giallorossi conosco e vedo che la cosa non andava bene fino a un po' di tempo fa e si continua ad andare avanti così, soprattutto in fase difensiva. Capisco le assenze di Castan, la partenza che c'è stata di Benatia, ma la fase difensiva della squadra giallorossa è involuta e di brutto rispetto allo scorso anno. Speriamo che il recupero di Strootman possa essere, speriamo che sia un recupero pieno, non quel giocatore visto stasera ancora a mezzo servizio, potrebbe essere un recupero importante. A gennaio potrebbe essere veramente un acquisto fondamentale per un centrocampo che continua a fare acqua e con un De Rossi che ha la testa evidentemente da un'altra parte e che sul momento più difficile si è fatto anche espellere. Adesso bisogna pensare alla Champions League, che probabilmente ha distratto e molto la squadra di Garcia questa sera, ha distratto anche il tecnico romanista, squadra troppo rivoluzionata, Totti in panchina, troppo la testa era al Manchester City. È vero che è una gara che vale una stagione da dentro o fuori, ma è anche vero che dopo la partita, dopo il pareggio della Juventus a Firenze contro la Fiorentina, stasera c'era un solo risultato da portare a casa, la vittoria, e così non è stato. Anzi, la Roma deve ringraziare i lampi di Ljajic e anche l'arbitro che ha concesso un rigore, che ha riaperto una partita che sembrava veramente chiusa.